Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un video particolare, un video nuovo che vorremmo anche arrivasse in qualche modo alla EA e di conseguenza vi chiederemo a fine video di condividerlo il più possibile anche con i vostri amici, di taggare la EA, di mandarlo a loro su Twitter, che è il social che di più leggono, perché sono 10 cose che vorremmo, 10 proposte che vorremmo per il nuovo FIFA 17. Infatti l'hype è sempre più alto e quest'anno FIFA 17 arriverà anche prima degli altri anni, arriverà a fine settembre, e abbiamo visto tutti una serie di novità. Ancora queste novità non le abbiamo viste del tutto. Abbiamo visto la particolarissima novità della modalità History, sulla quale poi magari farò un video a parte e vi spiegherò quello che ne penso, ma ancora meglio, abbiamo deciso di raccogliere in un video abbastanza veloce e intuitivo tutte le cose che vorremmo vedere sul nuovo capitolo del videogame calcistico più importante del mondo, in raccolte in 10 piccole nozioni. Queste 10 nozioni innanzitutto sono del tutto personali, oggettive e soggettive, e inoltre non sono raccolte per numero di importanza, ma semplicemente per numero di idee, a secondo di come mi è venuta in mente. E io vi raccomando di vedere tutto il video, farmi sapere cosa ne pensate e poi a fine video vi chiederò ulteriori commenti. Quindi cominciamo subito con la prima cosa che mi è venuta in mente, la prima cosa che vorrei su FIFA 17, e parliamo in particolare della quella che io ho chiamato Operazione Nostalgia, riferendomi alla famosa pagina di calcio nostalgico che sta spopolando su Facebook, e in particolare l'introduzione delle retro cards. Cosa sarebbero queste retro cards? Sarebbe come rivedere su Foot tutti i giocatori e le carte classiche che tanto abbiamo amato negli scorsi FIFA. Per esempio, io ve ne sto mettendo alcune casuali, quelle che mi sono venute in mente: Wellington Silva e Swain su FIFA 13, i Barbo su FIFA 14, i vari Totti, Maicon e altri giocatori campioni della Serie A su FIFA 10, che avevano delle statistiche assurde, guardate qui, ma anche carte indimenticabili, fenomenali, ce le ricordiamo bene, come quella di Klose, Record Breaker ai mondiali di FIFA 14, oppure qualcuno più ricercato come Lisandro Lopez Tif su FIFA 11, che era qualcosa di incredibile, o ancora Mirayash Sif, sempre su FIFA 12, un giocatore straordinario che sembrava il Ronaldo dei poveri. Insomma, tutta una serie di carte che adesso vi sto facendo vedere, che adesso non possiamo provare più perché fanno parte degli scorsi FIFA, ma che sarebbe bello rivedere, riproposte sul nuovo FIFA e in qualche modo ricreate, in particolare con giocatori ovviamente che sarebbero su FIFA 17, perché se Klose adesso mi si ritira, non puoi fare la carta Record Breaker di Klose fatta apposta, secondo me, perché altrimenti sarebbe come creare una leggenda, e quello non è giusto nei confronti di chi è Xbox, di questa esclusiva, eccetera eccetera, anche se sarebbe fighissimo. Quindi quello che io chiedo alla EA è di fare questa cosa, di pensarci, perché sarebbe fantastico. Tra l'altro lo stanno riproponendo in maniera un po' diversa con quelli che sono usciti da poco, i Classic International Heroes, perché abbiamo visto la carta di Kakà 92, ditemi voi se non è altro che una riproposizione della sua carta su FIFA 10. Quindi questa è la prima idea. La seconda cosa che vorremmo veramente tanto su FIFA 17 sarebbe una piccola modifica all'intesa. In particolare l'intesa è il fulcro di FUT, in particolare è in parte però una rottura di palle, diciamoci la verità. Creare squadre competitive con giocatori di campionati strani, di nazionalità strane, anche se volessimo creare una squadra figa con qualche giocatore particolare, per avere tutta la squadra con 9-10 d'intesa, quindi giocatori con 9 o 10 d'intesa, è veramente un casino. Io proporrei per esempio alla EA di dare più forza al link fra nazionalità. In questo momento, se per esempio mettete in squadra Eder e Pellè, mi sono venuti in mente loro, pur essendo tutti e due compagni di nazionale, pur essendo tutti e due italiani, hanno solo un semplice link arancione, molto debole, perché sono in due campionati diversi e in due squadre diverse. E io proporrei all'EA di dare doppia intesa ai calciatori della stessa nazionalità. D'altronde, insomma, è importante anche quella. Poi, terza proposta,
terza cosa che mi piacerebbe veramente tanto vedere su Foot, e questa è veramente articolata e particolare, sono sicuro che sarete d'accordo con me, è gli allenatori su Foot. Diciamoci la verità, gli allenatori su Foot al momento sono inutili. Chiunque realizza una squadra su Foot con tutti i giocatori con 9 o 10 d'intesa, a malapena ricorda di inserirlo, io per primo. Ormai sono totalmente in disuso e hanno totalmente perso appeal. Allora perché non rinnovare gli allenatori su Foot? E allora lanciamo questa proposta, trasformiamo la carta allenatore in un potenziamento perenne alla squadra. E come? Vi spiego come. Per esempio, compriamo Guardiola, inserendo Guardiola nella squadra, tutto l'11 che abbiamo, tutta la nostra squadra su Foot, avrà un più 3 o un più 4 nelle statistiche di passaggio. Stessa cosa per esempio si può fare con Mourinho e le statistiche di difesa, o con qualsiasi altro allenatore che magari privilegia di più la fase offensiva alla fase difensiva, eccetera eccetera. Quindi sottolineare le tattiche e gli allenatori. Ad esempio pensiamo, anche scherzando, a Zeman, che darebbe un meno 2, per esempio un meno 3 di difesa a tutti, ma un più 2 più 3 di attacco. Sarebbe ancora più bello vedere anche gli allenatori in forma, per esempio anche uno solo a settimana, quella settimana la sua squadra ha vinto 5-0. Creare l'allenatore in forma, che aumenterebbe piuttosto che di più 2, più 3, più 10 le statistiche della squadra, e sarebbe ancora più costoso e migliorerebbe ancora di più quella che è la modalità principe di FIFA. Mi raccomando, EA, pensaci. Poi, altra proposta, sempre che riguarda Foot, e questa credo che sia più che altro un appello. Per favore, eliminate le carte forma fisica e i contratti. È impossibile, è assolutamente una contraddizione spendere 70 euro e poi molti spendono tanti soldi in FIFA Points per cercare di trovare giocatori, oppure sudare per mesi e mesi per fare compravendita, per guadagnare crediti, per acquistare il calciatore che tanto aspettavi, e poi deve buttare migliaia di crediti per forme fisiche inutili, contratti inutili e cavolate varie. Per favore, togliete questa cavolata, basta questa storia. Togliete da Foot i contratti, le forme fisiche non hanno senso, sono solo uno spreco di crediti, e tra l'altro non come 2-3 anni fa, non servono più niente per la compravendita, perché ormai andare a comprare un giocatore con 5 o con 11 di contratto non cambia per niente. Quindi per favore togliete le carte forma fisica e i contratti. Poi adesso ho una proposta più particolare: la personalizzazione totale di kit, loghi e palloni. Non so se avete presente per esempio quello che si faceva su PES qualche anno fa, o quello che secondo me molti fanno però solo su PC. Quanto sarebbe bello realizzare per esempio il kit, la squadra della vostra squadra di paese, o il vostro kit dei sogni per la squadra su Foot. In effetti, se ci pensate un po', FIFA Ultimate Team vi dà la possibilità di creare una squadra con i calciatori di diverse squadre. Che senso ha vincolare la personalizzazione della maglia scegliendo semplicemente una che realmente esiste? Cioè, è una contraddizione. Io Foot lo uso perché posso utilizzare i giocatori del Manchester, del Liverpool, dell'Arsenal nella stessa squadra. Perché devo andare a mettere per forza la maglia dell'Arsenal? E questa modalità design darebbe la possibilità di divertirsi con l'editing, di avere una varietà incredibile di maglie, ognuno avrebbe la sua maglia, ma non solo, si potrebbero anche creare i palloni, gli scarpini, gli stemmi, sarebbe veramente bellissimo. Tra l'altro le nostre console ormai sono dotate di USB, chi sa usare i programmi di grafica potrebbe crearselo in maniera anche professionale e creare delle figate incredibili. Andiamo alla sesta proposta, è quella che probabilmente non verrà mai presa in considerazione, sappiamo pure perché, ma sarebbe veramente innovativo, bellissimo, legalizzare i wager, ovvero quei match in cui praticamente ci si scommette una somma in crediti più grossa di quanto possa essere la vittoria diciamo della semplice partita, che ti dai 400-500 crediti, e di conseguenza creare una modalità in aggiunta alle amichevoli online in cui i due avversari decidono la posta in gioco, quindi magari crei una fascia per evitare che si scommetta troppo, e andando poi a giocarsela in game. Questo che cosa succederebbe? A fine partita la posta andrebbe direttamente al vincitore con un sistema deciso direttamente dal gioco. Così si eviterebbero le situazioni sgradevoli che vediamo oggi, con la gente che scappa una volta che ha perso il wager, oppure gente che non vuole pagare perché c'è il momentum, perché ha preso il palo, perché ha messo il potenziamento. Insomma, legalizzare questa cosa che va avanti ormai da anni su FIFA, soprattutto nei gruppi, e in qualche modo riuscire a controllarla. Poi andiamo al settimo
diciamo, punto che secondo me tocca veramente la EA, tocca veramente la EA, è l'ultimo che vale, che riguarda FIFA Ultimate Team. Fare pagare di meno i FIFA Points. È quello che vorremmo tutti. La EA non vuole che noi compriamo crediti, ok? Non è giusto comprare crediti per la EA, ma non è neanche normale pagare più di 100 euro per spacchettare i pack speciali nei quali poi alla fine non troviamo nulla. Tutto questo secondo me non è giusto e se comprare crediti viola le norme in qualche modo della EA, di sicuro imbrogliare il proprio cliente che ogni anno in maniera affezionata viene là e ti si viene a comprare comunque 70 euro di gioco e compra i FIFA Points, non è giusto imbrogliarlo così. Allora la situazione in qualche modo inoltre sta sfuggendo un pochettino a tutti, si sentono sempre di più storie di ragazzi che fanno, comprano 1000 euro di FIFA Points perché hanno la carta di credito del padre che è collegata alla console e quindi si aumenta anche il rischio di ludopatia. Allora proponiamo all'EA di innanzitutto o abbassare i prezzi dei FIFA Points perché è impossibile comprarli, o in alternativa dare la sicurezza di trovare un top player nei pack più cari, non dico quelli da 7,5 che magari sono aperti anche per sfizio, però cavolo, un pacchetto da 25.000 crediti che si paga più di 15 o 20 euro, bisogna per forza trovare un top player che quantomeno vi faccia valere la spesa. Oppure un'ulteriore alternativa che possiamo dare alla EA, vendete voi i crediti, vendeteli voi sul gioco stesso, create delle fasce di prezzo, vendeteli voi, controllate il tutto e state sicuri che prima o poi i siti di crediti scompariranno. Però in qualche modo dovete mettervi nei panni di chi gioca, non può solo regalarvi soldi per non ottenere niente. Adesso abbiamo chiuso con gli argomenti che riguardano Ultimate Team e volevo parlare un pochettino di alcuni aspetti del gameplay, velocemente. Li ho tutti racchiusi in un punto. Quelli che più mi sono saltati all'occhio, i calci d'angolo sono imbarazzanti, è diventato impossibile o una cosa veramente straordinaria segnare con uno schema su calcio piazzato, uno schema normale. Quest'anno in tanti, compreso me, abbiamo finito per battere alla fine gli angoli corti, troppe volte basta sbagliare un mini passaggio per prendere contropiedi clamorosi su calci d'angolo. Stessa cosa per i cross, almeno personalmente io quest'anno non riesco a fare un cross e a segnare di testa. Le ho provate tutte, ho giocato, ho utilizzato attaccanti con 99 di precisione, di testa e 99 di salto, li ho accoppiati con ali che hanno almeno 85 di cross, ma niente, è difficilissimo segnare di testa. Allora non chiediamo di tornare a FIFA 14, dove comunque il colpo di testa era buggato, ma create un minimo di equilibrio. Inoltre, un altro aspetto che riguarda il gameplay sono le tattiche. Le semplici tattiche contropiede, pressing alto, possesso palla, che ormai ci sono da decenni, bisognerebbe o toglierle o comunque implementarle, dare la possibilità di modificarle in tutto e per tutto, variare la marcatura uomo da quella zona, decidere se tenere la difesa alta o la difesa bassa, far scendere uno dei centrocampisti in mezzo ai due centrali in fase di possesso per creare più possesso come fanno ormai la maggior parte delle squadre di vertice. Insomma, rendere FIFA 17 un gioco veramente di calcio e non solo su slogan. Adesso un altro aspetto che volevo toccare con voi, un aspetto più particolare, anche più divertente, è il nono, imparare le skill. Secondo me l'unico modo negli ultimi anni per imparare meglio a skillare per chi non è bravo a sgrillettare, diciamo, è guardare video di youtuber famosi che noi conosciamo, che provano, poverini, a spiegarci come fare certe meraviglie che poi alla fine sanno fare solo loro perché è un po' difficile lì imitarli perfettamente. In realtà sarebbe veramente bello se si inserisse nella modalità allenamento una sezione speciale in cui imparare passo per passo tutte le skill, divise per tutte le tipologie di stelle mosse abilità. Una modalità in cui passo per passo, appunto, click per click, grillettata per grillettata, si spiega anche al più principiante dei principianti come cavolo si fa a fare la Ravona o come cavolo si fa a fare la Bolasie Flick. Non mi dite che quest'anno ci siete riusciti tutti, perché io neanche una volta ci sono riuscito. E adesso chiudiamo con l'ultimo, un altro tocco di nostalgia a questo video, il ritorno del calcio indoor.
Adesso starete vedendo le immagini di una modalità che probabilmente i più piccoli non ricorderanno, ma chi ha giocato fin dagli albori a FIFA conosce benissimo. Su FIFA 98, infatti, in particolare, si giocava negli stadi indoor, questi stadi, queste specie di gabbie, in cui si giocava in 4 contro 4, con 3 giocatori di movimento contro 3 giocatori di movimento, in una specie di gabbia, con la particolarità che non venivano fischiate le rimesse laterali o gli angoli, perché la palla non poteva mai uscire e quindi i calciatori potevano utilizzare i lati del campo per farla rimbalzare. Una modalità che abbiamo amato tutti, soprattutto quelli della mia età, e che sarebbe veramente bellissimo da rivedere anche solo offline per divertirsi così. Per quanto riguarda FIFA Street, perché so che state pensando tutti a FIFA Street, io credo che sia meglio che l'EA o faccia un gioco a parte o che lo inserisca come un DLC a gioco iniziato, perché secondo me è un gioco che deve essere curato, deve avere un gameplay a parte con overall diversi per i giocatori, e quindi è giusto che sia così. Ragazzi, allora il video finisce qua, ci ho messo veramente anima e cuore per farlo, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto vorrei che voi commentaste dicendo quello che vorreste voi su FIFA 17. Sicuramente ho dimenticato un casino di cose, scrivetelo sui commenti, fatemi sapere se siete d'accordo con me, su quali punti siete d'accordo, su quali invece non me ne frega proprio niente, scrivetelo pure. Per favore evitatemi il commento, vorrei che venisse tolto il momentum perché veramente non vi sopporto da questo punto di vista. E fatelo sapere soprattutto alla EA. Più gira questo video, più la EA cerca di ascoltarci, in teoria dovrebbe cercare di ascoltarci, quantomeno per sviluppare, se non FIFA 17 che ormai è sviluppato, FIFA 18. Fatemi sapere nei commenti, ripeto, se il video vi è piaciuto, e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con gli amici. Io vi ricordo come sempre di passare dai nostri social, Facebook, Twitter, dal nostro sito utfifaitalia.com. Ci vediamo presto, bella a tutti da Ben.